Un saluto ai telespettatori di Pianeta Basket TV e anche delle otto emittenti televisive collegate sul digitale terrestre. Ennesimo appuntamento con Chiacchiere da Basket, il rotocalco settimanale di informazione sportiva dedicato come sempre alla pallacanestro al maschile. Nella sua prima parte alla pallacanestro nazionale ed internazionale col campionato di Serie A e anche l'Eurolega in particolare, quindi al basket professionistico. Nella sua seconda parte invece al basket dilettantistico di A2B, come sempre, con particolare attenzione al basket campano. Come dopo, ad inizio di ogni trasmissione, vado a salutare il caporedattore della nostra emittente televisiva di Pianeta Basket TV, Andrea Esposito. Ciao Andrea. Ciao Paolo. Come sempre, riunione di redazione, andiamo subito a snocciolare gli argomenti, prima di quelli di carattere generale. Allora, proprio notizia di poche ore di questa mattina. La proposta della FIP di allargare a carattere internazionale i campionati senior di Serie C Gold, di Serie C Silver e anche quelli giovanili nella loro interezza, compresi anche il famoso 3 contro 3 che tiene sempre banco ed è soprattutto d'estate un tipo di gioco che va molto in voga, e quindi ulteriore passo in avanti della FIP che a questo punto ha messo alle strette il CONI e il governo. Bisognerà prendere una decisione a breve su queste categorie, sui campionati giovanili, sui campionati senior di C Gold e C Silver e anche sul 3 contro 3 per dare poi naturalmente inizio finalmente alla stagione per questi campionati e per queste categorie, anche per le categorie giovanili a questo punto. Escluso purtroppo ancora il mini basket che credo a questo punto dovrà rinviare la stagione al prossimo settembre, quindi si attende un ulteriore passo in avanti del governo, un ulteriore passo in avanti del CONI. Probabilmente il CONI, se dovesse appunto a consentire alle indicazioni della FIP, credo che massimo per il mese di marzo prenderanno il via il campionato di Serie C Gold, il campionato di Serie C Silver, quelli giovanili di interesse nazionale e anche i tornei di 3 contro 3. Quindi queste sono le ultime notizie di carattere generale, di carattere nazionale, le ultime novità della settimana. Ora, Andrea, possiamo andare sicuramente con il primo capitolo dedicato al campionato di Serie A, che ha svolto la prima sua giornata del girone di ritorno. Rimane Sì. ancora però in bilico un interrogativo, quello dell'ottava squadra qualificata alle Final Eight di metà febbraio al Fila Forum di Milano. In ballo ci sono ancora Reggio Emilia e Cremona. E che cosa farà da spartiacque la partita, o meglio il recupero del derby lombardo tra Cremona e Milano, che si gioca appunto in queste ore, esattamente martedì sera. Se dovesse vincere Milano, sarà Reggio Emilia l'ottava squadra qualificata alle Final Eight di Coppa Italia. Se invece dovesse vincere Cremona, che giocherà a questo punto, credo, la partita della vita, Cremona sarebbe l'ottava squadra a partecipare alle Final Eight di Milano. Vogliamo riassumere le qualificate, Andrea? Poi passiamo naturalmente al campionato di Serie A. Esatto, come hai anticipato tu, ormai il tabellone non è del tutto delineato, manca soltanto l'ultimo slot che poi affronterà proprio Milano. Quindi c'è questo intreccio che Milano può scegliersi l'avversario al primo turno, Tra mettiamola Reggio così. Emilia e Esatto, Cremona, esatto. la Contro può scegliere. le altre squadre qualificate, mi pare che in settimana si è aggiunta Trieste, vero? Alle 6 di cui avevamo parlato la scorsa settimana. Esatto, Trieste che ha vinto e ne parleremo approfonditamente dopo che c'è qualche numero interessante. Continuando poi sul discorso tabellone, qualificate insieme a Milano ci sono Brindisi, Sassari, Virtus Bologna, Venezia, la già citata Trieste, Treviso e Pesaro. Esatto, quindi praticamente queste quattro squadre insieme, queste sette squadre insieme all'ottava squadra che uscirà dal verdetto della partita tra Cremona e Milano parteciperanno a partire dall'11 febbraio fino al 14 dello stesso mese alle Final Eight che si svolgono a Milano, si svolgeranno a Milano al Fila Forum di Milano. Quindi questa è la prima cosa che dovevamo stabilire. Quindi in base al match, al verdetto del match del derby lombardo tra Cremona e Milano, saprete in settimana chi sarà l'ottava squadra qualificata alle Final Eight di Coppa Italia. Allora, andiamo invece a parlare ora del campionato, prima giornata del turno di ritorno, caro Andrea. La classifica vede sempre più in alto Milano che Sì.
distacca gli altri, Brindisi perde ancora e si fa raggiungere da altre due formazioni, anche se Brindisi, come Milano, deve recuperare una partita. Appunto, Milano deve recuperare il derby con Cremona, Brindisi deve recuperare il match con Varese. Purtroppo Varese è ancora ferma per la positività di molti giocatori, quindi rinviato anche in questa settimana il match dei Lombardi, che a questo punto dovranno recuperare un bel po' di partite, quindi avranno alla ripresa della loro attività agonistica un calendario veramente denso di impegni, perché dovranno giocare praticamente una volta ogni 3 giorni. Ma andiamo a guardare la classifica, o vogliamo guardare i primi risultati? Andrea, cosa dici? Guardiamo i primi Guardiamo risultati. prima i risultati e poi andiamo Va di bene. classifica. Va Come hai bene. già detto tu, rinviata la partita di Varese che era impegnata da calendario in trasferta in quel di Brescia, mentre hanno giocato tranquillamente Milano che ha battuto 102 a 73 Reggio Emilia in una partita piena di record e dopo ne citiamo un paio. Il turno si è poi completato con la vittoria esterna di Trieste in quel di Cremona per 80 a 101. La Virtus Bologna vince anch'essa in trasferta a Cantù 82-91, altra vittoria in trasferta, quella della Reyer Venezia al Pala Pentasuglia di Brindisi per 77-89, Sassari vince in casa contro la VL Pesaro 99-74, mentre a chiudere il turno la vittoria esterna di Treviso 82-76 contro Trento. Bene, direi che, caro Andrea, le sorprese non sono mancate anche in questo turno. Continua la crisi di Brindisi che non riesce più a vincere, si è fatta raggiungere in classifica. Molto buono l'esploit della Virtus Bologna con Teodosic e Markovic in grande spolvero al Paladesio contro Cantù. Vince anche una partita molto importante Treviso con Trento, e poi per il resto Venezia appunto espugna il campo di Brindisi, dimostrando di essere una squadra in grande crescita dopo aver risolto le problematiche post-Covid e aver inserito nel roster un paio di giocatori interessanti come Campogrande, per esempio, e qualche altro, insomma, che è arrivato in corsa in Laguna. Per quanto poi riguarda le altre partite, Milano, insomma, si conferma la regina per ora della regular season, alle sue spalle grandi bagarre per la seconda posizione. Ripeto, risalgono Virtus Bologna e Venezia, che dimostrano di avere roster veramente importanti. La Fortitudo Bologna ha riposato, pensando molto al mercato, tra l'altro, perché Hep è in procinto di andare a Sassari. A proposito, Sassari, quinta vittoria consecutiva, attenzione, quindi striscia vincente importante per Pozzecco e il suo team. Avranno adesso anche un Hep in più nel loro arco di Che non fa frecce, mai male, insomma. che non fa mai male. Bologna che cerca, sponda Fortitudo, che cerca anche di piazzare un altro paio di giocatori, se non un giocatore. Per esempio, Palumbo potrebbe andare in prestito in Serie A2. Quindi ho snocciolato gli argomenti principali di una giornata che, come sempre, come tutte quelle di Serie A, si dimostra particolarmente interessante. Adesso i numeri, le statistiche e le curiosità te le lascio, naturalmente, per Esatto. quanto riguarda questa prima giornata del turno di ritorno della stagione regolare del campionato di Serie A LBA, come volete meglio definirlo, ricordando che appunto il verdetto della Coppa Italia è rimandato soltanto di 48 ore, quindi vedremo tra 48 ore se Cremona o Reggio Emilia raggiungeranno le altre sette sorelle nelle Final Eight di Coppa in quel di Milano dall'11 al 14 febbraio. A te le notizie, le curiosità e quant'altro. Esatto, sette sorelle, termine di calcistica memoria ormai. Esatto. Tornando in quel di Milano, ci sono un paio di numeri molto interessanti. Il primo, Milano ha segnato 62 punti nei primi due quarti ed è la prestazione più importante dal punto di vista, appunto, scusa il gioco di parole, numerico, dal 2003 ad oggi. Nessuna squadra aveva segnato così tanto nei primi due quarti, nei primi 20 minuti di partita. Inoltre, altro record, il maggior numero di canestri segnati da due, 30. In questi numeri pazzi, tra virgolette, segnaliamo anche sei uomini in doppia cifra, tra cui Biliga, che ci torna dopo più di un anno e mezzo, e Gigi Datome, che in 15 minuti rifila 15 punti. Quindi Milano continua un momento d'oro che sta attraversando e sta raccogliendo i frutti anche dal punto di vista continentale, con un cammino in Eurolega che è la posiziona ai piedi del podio della stagione regolare anche della massima competizione europea. Per quanto riguarda la Virtus Bologna, hai citato tu
nell'incipit di questo nostro spazio dedicato all'A1 della grandissima prova, quella fornita dalla coppia di playmaker Markovic e Teodosic, che insieme hanno smistato ben 21 assist ai compagni di squadra. E la Virtus sta iniziando ad ingranare, c'è stato qualche battibecco, qualche incidente diplomatico dopo l'innesto di Marco Bellinelli al roster ormai di fine novembre, inizio dicembre. L'ingresso di Bellinelli nelle dinamiche di squadra sta iniziando a dare i suoi frutti e la Virtus sta tornando quell'armata tecnico-tattica quasi ingiocabile che si era vista per larghi tratti la scorsa stagione. Quasi Un imbattibile, giocatore. quasi imbattibile, quasi imbattibile. Esatto. Mentre in quel di Trieste, che vince la quarta partita consecutiva e si sta ormai stabilendo nella parte sinistra della classifica, quella appena a ridosso delle quattro grandi squadre del nostro campionato, c'è da segnalare la grandissima prova, ancora una volta, di Graziulis, questo lungo che all'esordio in A2 sta convincendo in un contesto L'audio, l'audio in serie A, attenzione. in A1, scusami, e sta convincendo in un contesto di squadra falcidiato dal Covid in un primo momento e poi dagli infortuni e da qualche voce di mercato che vede qualche giocatore importante un po' scontento, passami questo termine. Quindi Graziulis 17 punti e un più 31 di plus minus che testimonia una partita davvero dominata in lungo e in largo. Poi sottolineerei, come ho già fatto, la vittoria di Venezia a Brindisi, che è molto importante, che dimostra l'atomicità in questo momento della formazione di De Raffaele, che sta risalendo la classifica come naturalmente deve. E poi direi questa quinta vittoria consecutiva di Sassari, che ormai ha dimenticato Tillman e si appresta ad accogliere Happ. Credo che Pozzecco, insomma, dimostri di fare come sempre un ottimo lavoro. Sassari, come sempre, di essere un'ottima società che ha voglia sempre di emergere. E direi che quindi il quadro completo della classifica di Serie A, diciamo, rispecchia un po' gli equilibri dell'ultimo mese, mese e mezzo, con molte squadre che si stanno riprendendo, con l'incognita Covid che è sempre presente, vedi Varese, insomma, che sono 3 settimane ormai che non riesce a giocare una partita, e quindi con le incognite di un periodo sicuramente difficile, non solo per la pallacanestro, ma anche per il nostro paese, che sono sempre dietro l'angolo, anche per quanto riguarda la Serie A. A proposito di Milano, hai sottolineato l'ottimo cammino in Eurolega nelle ultime partite, solo vittorie. Adesso bisogna completare il discorso con l'impegno in questa settimana, perché dopo il recupero nel derby lombardo con Cremona, Milano va a giocare ancora in Eurolega e deve confermarsi tra le prime 5 del tabellone, vincendo anche la partita che ha in programma, no? Esatto. L'impegno, come hai detto tu, la settimana da quattro partite, quella di Milano, dopo il recupero con Cremona e la scelta, ancora batto su questo punto, dell'avversario al primo turno in Coppa Italia, c'è la partita col Bayern Monaco di Andrea Trinchieri e di coach Vertemati, suo vice, quindi a fortissima trazione italiana, che è un po' l'altra grande sorpresa di questa stagione continentale, Bayern Monaco che a inizio stagione forse nessuno dava così alta in classifica, invece sta confermando, ricordiamo, la vittoria Meneghina all'andata soltanto in overtime, quindi una partita molto molto importante. E ricordiamo che il Bayern è molto vicino a Milano in classifica e quindi anche da un punto di vista appunto statistico e di classifica sarà una partita decisiva. Assolutamente, in bocca al lupo quindi a Milano per le sorti in Eurolega, poi si sceglierà appunto il match con Cremona, il suo primo avversario nelle Final Eight di Coppa Italia. Oh, andiamo ora invece a parlare del prossimo turno, Andrea, così concludiamo questa prima parte della nostra trasmissione dedicata alla Serie A e alla Eurolega. Andiamo a guardare che cosa succede quindi in Serie A nel prossimo fine settimana, con Varese che quasi sicuramente sarà costretta a rinviare anche il match con la Fortitudo Bologna, però vediamo insomma cosa succede in settimana. Certo, Esatto. rinviare 4-5 partite consecutive diventa un po' pesante poi nel recuperare, e anche per gli avversari che magari sono impegnati nelle coppe diventa poi difficile trovare una data, si rischia un po' di Di ingolfare il calendario. Sì, di ingolfare il calendario e magari di
di creare qualche problema anche alla stessa classifica. Quindi speriamo che Varese risolva in questa settimana i problemi con la positività al Covid, altrimenti rinviare anche la partita con la Fortitudo Bologna diventerebbe poi pesante per quanto riguarda i recuperi, lo abbiamo già sottolineato e lo sottolineiamo ancora. Allora, prossimo turno, seconda giornata del turno di ritorno. Esatto, in anticipo la coppia delle partite al sabato saranno Reggio Emilia Trento e Virtus Bologna Germani Brescia. Alla domenica Treviso Milano, in forte dubbio come già detto Varese Fortitudo, mentre confermate Reyer Venezia Cremona, Pesaro Cantù e in chiusura Trieste Sassari. Non abbiamo null'altro da aggiungere per quanto riguarda la Serie A, non credo ci siano altre notizie di mercato, se non quel trasferimento di Epp a Sassari, non credo insomma che ci sia. Ah sì, Reggio Emilia ha preso Coponen, ecco, questa è un'altra Esatto, notizia. l'avevamo accennato settimana scorsa, anche in ottica Coppa Italia, l'inserimento di Koponen, che logicamente non è al massimo della forma, e quello di Sutton rendono Reggio Emilia una potenziale mina vagante della competizione, che ricordiamo è in partita secca e quindi molto molto divertente. Bene, allora vediamo insomma se si qualificherà una tra Reggio Emilia e Cremona. Chi sarà la prescelta della prima partita contro Milano? Che tra l'altro poi gioca in casa perché si gioca al Filaforo, ma anche se quasi sicuramente senza pubblico, quindi il fattore campo è relativo, secondo la mia personale opinione, soprattutto in un impianto grandissimo come il Filaforum, dove ci si perde già guardando la partita, soprattutto poi in assenza di pubblico, è molto molto. Il fattore campo non esiste praticamente, quindi vedremo cosa succederà. Andiamo con la Serie A2, girone verde, girone rosso. Allora, anche qui si è esaurito il turno del girone d'andata, si è esaurito Esatto. lo stesso girone d'andata. Girone verde continua il dominio di Tortona, che insieme con Forlì è l'unica formazione imbattuta di tutto il campionato. Tortona ora ha davvero un bel vantaggio perché ha approfittato delle sconfitte di Udine che un po' per il Covid, un po' anche per alcune defaillance tecniche ha perso due partite consecutive e si sta staccando un po' dalla regina del girone verde che è appunto Tortona. Oh, da segnalare lo spareggio tra le due terze che potrebbero diventare, una potrebbe diventare seconda, che coinvolge Orzinuovi e Capodorlando, che sono le sorprese del campionato in positivo, soprattutto la pattuglia giovanissima del nostro amico Marco Sodini. Vedremo chi vincerà nel posticipo e si piazzerà al secondo posto con Udine alle spalle di Tortona, che però ha fatto un po' di vuoto, dietro a sé. Esatto. Diciamo che in questo momento Tortona sta facendo una corsa a parte, così come Forlì nell'altro girone. Esatto. A proposito di altro girone, a girone rosso, Forlì continua a vincere, ha vinto anche il match fuori casa con Latina e si conferma prima in classifica. Alle sue spalle ora ci sono Napoli, purtroppo ancora sconfitta, e Ferrara, anch'essa sconfitta su una Pistoia che si sta riprendendo. Poi indietro in classifica, a 12 punti nel raggruppamento rosso, quindi nel girone centro-meridionale, ci sono scafati e l'Eurobasket Roma, che è un po' la squadra sorpresa del momento, una squadra che ha infilato un filotto di vittorie e si propone adesso nell'alta classifica insieme con Scafati. Però ricordo che Scafati ha una partita da recuperare e quindi insomma Forlini ha ben due da recuperare, quindi la classifica è ancora nel girone rosso da decifrare appieno, anche se la leadership di Forlì, come quella di Tortona, in questo momento sembra piuttosto chiara. Oh, per quanto riguarda le squadre campane, la Giuova Scafati ha riposato, saprete che il campionato purtroppo nel girone rosso è monco di una formazione, sono 13 squadre iscritte al girone rosso, quindi a turno riposano. Scafati riposa, ha riposato meglio nell'ultimo turno del girone d'andata, quindi la Givova Scafati ha riposato. Givova Scafati che tra l'altro è vigile sul mercato, è sempre alla ricerca di questo statunitense vistato o passaportato da inserire nel roster al posto di Jackson, il cui contratto scade. Contratto a gettone scade a fine gennaio, quindi entro la fine di gennaio Scafati dovrebbe decidere cosa fare per sostituire o meno Jackson. I nomi se ne sono fatti un po', però credo che al momento l'unico nome che si possa ancora continuare a fare è quello di Carroll, in uscita tra l'altro da Treviso, che ha preso Lesi. Ecco, ci siamo dimenticati di nominare nello spazio di Serie A anche l'inserimento di Lesi per quanto riguarda Treviso, che tra l'altro ha vinto una bella partita in trasferta a Trento. Quindi il nome al momento sussurrato è quello di Carroll, però non c'è nulla di sicuro. La Givova si guarderà intorno in questa settimana e credo che sceglierà il
proprio nuovo giocatore, in virtù della trasferta di Latina, ma di questo parleremo tra qualche istante. Dopo però aver parlato purtroppo della seconda sconfitta consecutiva di Napoli. Questo ci dispiace. Napoli si è fatta sorprendere in casa dopo un overtime da una Gagliarda e Coriace Arieti, che tra l'altro si era presentata a Napoli senza Tomassini, il suo playmaker da quintetto base, e senza Amici, ultimo innesto nella squadra del Partenopeo Rossi, quindi con due importanti defezioni. Però Rieti, così come aveva fatto con Scafati, ha creduto nel match fino alla fine, è stata in partita fino alla fine. Napoli molto bene in 2 quarti e mezzo, poi come era capitato a Ferrara, come era capitato a Forlì e come è capitato anche contro Rieti, non si è capito nulla o quasi nulla nell'ultimo quarto di tempo. Fortunatamente si è riusciti ad arrivare all'overtime, però poi nell'overtime si è perso con Rieti. Sinceramente, insomma, Napoli deve un po' interrogarsi su queste amnesie che possono, per carità, come dice Coach Sacripanti, anche derivare dal fatto che la squadra non si allena sempre al completo, che ci sono problemi fisici, che meglio o meglio, come preferite, non è ancora inserito al 100% perché ha da smaltire ancora problemi fisici. Che sicuramente qualche giocatore non sta bene, però rimane comunque il dubbio su questi finali che Napoli perde. Sinceramente la spiegazione non ce la sappiamo dare, perché il roster è completo, però anche con Rieti, Parks 24 punti, sì, però non ha mai poi inciso in maniera così decisiva. Monaldi e il resto della squadra, insomma. Beh, diciamo che prima di analizzare la prestazione di Napoli, soprattutto nella seconda metà di partita e nell'overtime, come hai detto bene tu, io personalmente volevo fare i complimenti a Coach Rossi perché prima contro Scafati, poi contro Napoli ha conquistato due vittorie di vero cuore, perché come hai detto tu, Rieti ha affrontato Scafati nello scorso turno e Napoli domenica scorsa veramente coi cerotti. Il quintetto base per metà ai box con la questione tra Taylor che sta giocando, sì, ma non sta convincendo affatto, e l'altro americano Dalton Pepper che è stato per molte settimane con un piede e mezzo fuori roster, poi è stato reintegrato per problemi di passaporto, una storia molto lunga e intricata di mercato. Alla fine comunque Rieti in queste due partite proibitive sulla carta le ha portate a casa entrambe, giocando di cuore, non mollando mai fino all'ultimo centesimo di secondo, con Scafati l'ha vinta appunto negli ultimi 6, 5, 6 secondi, con Napoli l'ha portata all'overtime e l'ha vinta in overtime. Questo è sintomo di un grande cuore e di un grande gruppo. Per quanto riguarda Napoli, giustamente dicevi tu, nei finali manca quella lucidità, manca quella pulizia di gioco che poi porta a vincere partite così equilibrate. Io sinceramente non riesco a darmi una risposta, l'ho vista più di una volta la partita per cercare di analizzare, per quanto è in mio potere, non c'ho la sfera di cristallo, la situazione. Però non lo so, Paolo, io sinceramente inizio a pensare che Napoli abbia troppo talento e avere troppo talento in questi casi non sempre è positivo. Questo talento che Napoli ha in tutti i suoi esponenti del roster deve essere incanalato e gestito in right way, dicono in America, nel modo giusto. E al momento questo manca ancora a Napoli. Poi 15 palle perse, insomma, ci sono dei dati che lasciano alcuni dubbi. Peccato perché, ripeto, la squadra come roster c'è, però meglio non riesce ancora ad incidere come vorrebbe. Probabilmente problemi fisici, tardo inserimento, tutto quello che vogliamo. La squadra per il resto patisce, soffre, non morde quanto ha dimostrato in alcune partite in difesa, per esempio. Nei momenti difficili si lascia troppo spazio agli avversari. Indubbiamente Rieti a un certo punto aveva Taylor con 4 falli, cioè aveva in campo un roster sicuramente con grandissime difficoltà.
Ciononostante ha resistito, è andato all'overtime, ha vinto all'overtime con i tiri liberi di Pepper, tutto quello che volete, insomma, però comunque ha vinto la partita. Napoli ha troppe pause, vive di momenti di grande, di enorme splendore, ma esplora anche di momenti di pause troppo lunghe e soprattutto, ripeto, un comune denominatore. Negli ultimi minuti con Ferrara, negli ultimi minuti con Forlì, negli ultimi minuti con Rieti, si è persa la partita. Si sono perse tre partite che sono un po' fotocopia nello stesso momento. Per carità, episodi, tutto quello che volete, anche il fallo su Sandri probabilmente c'era, anche con Rieti, per carità, no, io non voglio assolutamente, però questa squadra manca certe volte di quel quid che ti permette di vincere la partita. E questo è un po' preoccupante. C'è tempo per correggere, c'è tempo per migliorare, tutto quello che volete, però indubbiamente Forlì sta scappando in classifica. Ferrara è lì, Scafati e l'Eurobasket sono alle spalle. Insomma, bisogna queste partite con le squadre sicuramente inferiori tecnicamente, bisogna portarle a casa, ma anche con una certa tranquillità. Quindi c'è Esatto. qualcosa che non va. C'è qualcosa che Sì, non va. detto ciò, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, c'è da dire che da un lato è bene che questi problemi e questi interrogativi siano sorti in questa fase della stagione, che perché c'è tutto il tempo per poterci lavorare e per poter appunto migliorare. C'è da inserire assolutamente meglio. Non questo meglio, ma il meglio in condizione, quindi c'è da rimetterlo in piedi, se mi passi questo termine, perché le noie alla caviglia prima, poi questa ricaduta negli ultimi minuti del terzo quarto con Forlì, con un incidente appunto ricascato su un piede di un avversario, di certo non aiuta. Però logicamente, come hai detto tu, se guardiamo gli infortunati di Napoli e quelli di Rieti, diciamo che quella messa peggio tra le due squadre erano i laziali e non i partenopei. Questo c'è da dire anche per una bontà intellettuale, insomma. E quindi Napoli deve lavorare tanto perché queste due sconfitte, da un punto di vista di classifica, possono anche passare in sordina, perché comunque Napoli era secondo a pari punti con Ferrara e lo è anche adesso. Ha modo di rifarsi subito mercoledì a Veroli contro la Stella Azzurra, però deve scattare una scintilla che al momento non c'è ancora. Sì, parliamo proprio del prossimo turno. Allora si anticipa il turno, non si gioca domenica, si gioca mercoledì alle 18 al Palasport di Veroli, che ospita le partite interne della Stella Azzurra, contro una squadra che anch'essa ha problemi in questo momento, perché anche la Stella Azzurra non solo è ultima in classifica, ma anche problemi di organico. Ha mandato via Laster, uno dei due statunitensi, è alla ricerca di un nuovo statunitense che non riuscirà naturalmente a tesserare per la partita con Napoli. Ha inserito nel roster Rullo, che però non potrà giocare per motivi di tesseramento prima del 27 gennaio e quindi non sarà disponibile con Napoli. Quindi la giovanissima formazione di Arcangeli si presenterà così come nelle ultime due o tre partite, piuttosto limitata nelle rotazioni e con una squadra molto giovane contro Napoli. Quindi a questo punto credo che Napoli onestamente non avrà nessun tipo di problema a imporsi a Veroli, se non un problema mentale a questo punto. Non vedo altre alternative. Quindi attenzione, insomma, la Stella Azzurra ha Thompson, ha insomma Focun, Zie, Cipolla, Nikolic, ragazzi giovanissimi, di grande prospetto, ma sicuramente ancora acerbi, per la categoria e per la Serie A2. Non sarà, secondo me, assolutamente di ostacolo a Napoli, che deve andare mercoledì sera lì a Veroli e vincere tranquillamente la partita e pensare poi alle altre partite, alle successive partite, avendo poi 10 giorni a disposizione, magari per recuperare fisicamente qualcuno, per così dare forza anche mentale alla squadra e riproporsi poi nella seconda parte del campionato come la squadra protagonista, così come era
da pronostico. Quindi Fino a qualche giorno fa era secondo imbattibile. me mercoledì sera sarà un buon allenamento contro, ripeto, una squadra di ragazzini ben messa in campo da Arcangeli, per carità, ma non credo che insomma la Stella Azzurra possa opporre una grande resistenza mercoledì a Veroli a Napoli. Invece, per quanto riguarda Scafati, mercato sempre vigile, come abbiamo detto e come ripetiamo ancora una volta. C'è l'impegno casalingo con Latina, si torna a giocare al Palamangalo. Latina, che in questo momento è una squadra in grande difficoltà, ha perso nettamente in casa anche contro Forlì. Lewis e Gilbeck sono una coppia di americani che a me non ha mai convinto, però questa è una mia opinione. Ci sono giocatori di esperienza come Passera, Raucci ed altri. C'è questo Benetti che è un giocatore che è stata sempre una grande promessa, limitato un po' dagli infortuni, però è un buon giocatore. Poi Mua, insomma, è qualche ragazzo, qualche giovane giocatore. Non mi sembra, insomma, che Latina possa opporre grande l'attuale Latina possa opporre grande resistenza a Scafati, che, ripeto, potrebbe presentarsi con lo stesso roster che ha perso a Rieti, recuperando Rossato, che sarà sicuramente della partita. Non so se ci saranno novità in settimana per la Givova Scafati, che ripeto, si sta guardando intorno per il nuovo americano, però vogliono scegliere bene e fanno bene a scegliere. Finelli è stato confermato sulla panchina gialloblu, ma di questo siamo stracontenti perché Finelli è un caro amico, è un amico di Pianeta Basket TV e gli auguriamo di continuare a lavorare con grande impegno, così come ha fatto finora. Direi che anche, insomma, la partita Givova Scafati Latina non mi sembra una partita da pronostico assolutamente aperto. Quindi credo che per le due squadre campane nel primo turno del girone di ritorno, insomma, ci saranno due vittorie importanti, due vittorie nette, credo, per poi guardare al futuro, al proseguo del campionato. Credo che tu sia d'accordo, no? Sì, sono molto curioso di vedere Scafati come si muoverà, come deciderà di muoversi sul mercato, perché a questo punto della stagione l'innesto di un americano, indovinato o meno, può davvero essere la sliding door di tutta l'annata. Abbiamo concluso per quanto riguarda il campionato di Serie A2. Ricordiamo appunto Napoli gioca mercoledì, Scafati invece regolarmente domenica prossima alle ore 18 al Palamangalo. Andiamo con la B. Andrea, non è stata una domenica molto bella per il basket No, campano, perché praticamente il Lazio ci ha dato una lezione anche in Serie B, quattro partite, quattro sconfitte per le squadre campane, così come è capitato con Napoli-Rieti anche in Serie B, insomma, il Lazio ha avuto la meglio sulla Campania perché nell'anticipo del sabato una Pozzuoli senza Savoldelli e senza Gay ha perso in casa contro Formia nonostante una buona prova di Balic. Poi domenica la Partenope Sant'Antimo ha perso in casa contro questa squadra sbarazzina che è la Luis Roma, che nonostante non avesse Pasqualin ha tirato fuori una bella prestazione e ha violato il Palapuca. Poi la Scandone Avellino ha giocato una pessima partita contro Cassino e ha rimediato una sconfitta sonante, però attenzione che Cassino si era rinforzata con Cusenza e con Grilli e Lestini e Rischia e compagni, una signora squadra Cassino, attenzione, però non ci si aspettava che la Stava un divario così ampio tra le due squadre. Non ci si aspettava soprattutto una capitolazione così netta da parte della Scandone Avellino. Difatti ci sono state polemiche, i tifosi si sono fatti anche un po' sentire ad Avellino, giustamente, perché perdere nettamente in casa non ci sta sicuramente, anche se con una signora squadra come Cassino. E poi nel big match della giornata, Rieti per l'ennesima volta ha dimostrato di essere la squadra più forte, vincendo anche con Salerno. Salerno che non aveva maggio, ha resistito per tre quarti poi nell'ultimo tempo. Insomma, Rieti è scappata. Con Doja che ha fatto pentole e coperchi, però sappiamo Rieti, Doja, Loschi, Traini, Diomede. Adesso si è aggiunto anche Paci che potrà giocare però dal turno successivo. Insomma, Rieti in classifica è scappata anche sul campo con Salerno. Vogliamo dare la classifica di questo girone che vede Rieti nettamente in testa, se non sbaglio, a 14 punti, vero? Esatto. 7 partite disputate, tutte vinte, quindi la matematica è una materia semplice a questi livelli, 14 punti. Segue soltanto la Virtus Reggi Salerno a quota 8,
frutto di 4 vittorie e 7 sconfitte. Poi c'è un terzetto a quota 6 punti, tutto laziale, quello formato da Formia, Luis Roma e Virtus Cassino. E poi un terzetto di Campane con a 4 punti Virtus Pozzuoli e Partenope Sant'Antimo e a 2 punti la Scandone Avellino. Ricordiamo a inizio stagione penalizzata di 6 lunghezze. Se mi permetti, saranno 4 vittorie e 3 sconfitte. Correggiamo, Esatto. Chiedo scusa, forse mi sono confuso. correggiamo, correggiamo per la precisione. Ecco, Giusto, giusto. questo è... Allora, questa è la classifica che vede nettamente Rieti dominare. Vabbè, ma si sapeva, Rieti è la squadra, secondo me, nettamente più forte di questo raggruppamento. Molto bene Salerno che la insegue in scia. Salerno che, ripeto, deve risolvere ancora qualche problema fisico. Contro Rieti non ha giocato Maggio, avevano avuto problemi fisici Rezzano, Cardillo, Tortù ed altri. Insomma, se Salerno si rimette in sesto fisicamente, è sicuramente la seconda forza di questo mini raggruppamento di uno. Dispiace per le altre squadre campane perché le vediamo tutte quante nella bassa classifica. Sant'Antimo si Sì. deve riprendere un po'. Beh, diciamo che per quanto riguarda le tre campane negli ultimi 3 posti bisogna fare due discorsi distinti, Fatto bene, perché per quanto riguarda Avellino, oggettivamente io ho poco da recriminare a questa prima parte di tranne la stagione sconfitta alpina. con Cassino, tranne la sconfitta con Cassino. Questa sconfitta è stata pesante, netta e brutta, e su questo non c'è alcun minimo dubbio. Però la stagione fin qui è stata una stagione ottima, in pochissime partite è stato annullato il gap con le altre della penalizzazione e si è mossa anche la classifica. Nel lungo andare del campionato io la Scandone la vedo abbastanza bene. Per quanto riguarda le altre invece c'è da fare un discorso un po' più approfondito perché per quanto riguarda la Virtus Pozzuoli il recupero di Capitanza Voldelli è imprescindibile. È Esatto, infatti. imprescindibile in quanto leader sia tecnico che capitano, quindi anche leader carismatico del gruppo. Per quanto riguarda invece la Partenope Sant'Antimo, c'è stato il cambio di allenatore e l'esordio vincente settimana scorsa non è stato seguito da una prestazione convincente nell'ultimo turno. C'è da lavorare e c'è da trovare soprattutto una nuova alchimia per quanto riguarda la squadra sant'antimese. Però Sant'Antimo sta recuperando un giocatore importante che è Vangelov, che nelle ultime 2 partite ha veramente fatto delle ottime prestazioni. Ha rinunciato a Milojevic, che è passato a Trapani. Probabilmente ci potrebbe essere qualche movimento di mercato in casa Partenope Sant'Antimo a breve, vedremo. Certo, dispiace vedere le 3 squadre campane nei bassi fondi della classifica. Ripeto, eccezion fatta per il discorso che riguarda la Scandone Avellino, che tu giustamente hai sottolineato, per carità. Però vedere Pozzuoli, Sant'Antimo ed Avellino lì nella bassa classifica dispiace. E soprattutto adesso bisognerà ritornare a vincere per tutte e 4 le squadre campane. Non è facile perché se vai a vedere il prossimo turno, il primo del Esatto, esatto. giorno, Pozzuoli, tra l'altro giocano 3 di sabato, 3 squadre campane giocano di sabato, soltanto Avellino gioca di domenica a Formia. Sabato Pozzuoli, sperando nel recupero di Savoldelli e Gheglie, affronta la colazzata Rieti che dovrebbe tra l'altro fare esordire a Pozzuoli anche il lungo Paci, lo ricordiamo a Caserta e a Salerno, quindi rinforzata ancora di più Rieti contro Pozzuoli, veramente Pozzuoli rischia un'imbarcata se non recupererà Savoldelli e Gheglie, quindi attenzione, speriamo insomma che si riesca a recuperare questi 2 giocatori. Poi per quanto riguarda Sant'Antimo, si va a giocare in trasferta e qua Sant'Antimo in quel di Cassino, sempre sabato, ma alle ore 18 deve cercare di far punti. Però non sarà facile perché Cassino ha dimostrato ad Avellino di essere una super squadra. Sì. Ha inserito anche, come dicevo, Cusenza, c'ha Grilli, c'ha Lestini, c'ha Rischia, insomma, c'ha Visnic. È una super squadra anche Cassino. Quindi per Sant'Antimo sabato alle 18 un'altra trasferta veramente, veramente difficile. Mentre invece Salerno va a giocare con la Luis Roma, che è squadra che potrebbe recuperare Pasqualini ed è una squadra capace di ogni risultato. Quindi anche per Salerno, che speriamo possa recuperare Maggio e si presenta. Potrebbe insomma presentarsi a Roma al completo. Questa trasferta con la Luis Roma è impegnativa e probante, cioè se Salerno dovesse superare la trasferta romana capitolina
si porrebbe naturalmente al di sopra di tutte le altre, quindi si staccherebbe come ha fatto già Rieti, insomma, dalla classifica. Esatto. Diciamo che Salerno sta rispecchiando le aspettative. Tutti sapevano, anche le mura sapevano che Rieti ha qualcosa in più e lo avrà se continuerà a lavorare così sia in campo che fuori, perché il mercato a Rieti sembra infinito. Per quanto riguarda le altre, concludo la parentesi del prossimo turno con la partita domenicale, quella tra Formia e Avellino. Una partita importante in ottica classifica per Avellino, soprattutto da un punto di vista morale, perché c'è da togliersi gli schiaffi da faccia, no? Tra virgolette, del turno scorso. Esatto, però attenzione a Formia, che è una buona squadra, quella allenata da Tirocco, Longobardi, c'è questo Laguzzi che è un pivot d'esperienza, Jovovic, Tamburrini, insomma Formia è una squadra che ha dimostrato anche a Pozzuoli di essere una squadra quadrata e di approfittare delle defaillance degli avversari, quindi attenzione perché veramente anche Formia non è squadra da sottovalutare, poi gioca in casa anche se gioca a Scauri, al Palaborelli di Scauri, ma comunque gioca su un campo che conosce molto molto bene. Quindi ottavo turno che dovrà rappresentare un riscatto per le squadre campane, ce l'auguriamo, speriamo che lo Sì. sia, in questo ennesimo duello con Lazio, vedremo insomma come va a finire, speriamo insomma che dopo il 4-0 ci sia un 4-0 per la Campania, dai, ce lo auguriamo. Sì. Anche se è molto difficile, un paio di partite le vedo molto molto difficili per le squadre campane, però vediamo insomma che cosa succede. Tra sabato, ripeto, tre partite si giocano sabato, soltanto Avellino gioca domenica a Formia, mentre invece Pozzuoli Rieti, Cassino Sant'Antimo e Luis Roma, Virtus Alechi Salerno si giocano sabato, quindi un sabato ricco di partite per la Serie B e il girone di uno. Abbiamo terminato, Andrea, breve riassunto sulle nostre iniziative e poi lasciamo i nostri telespettatori sia sul web che in TV. Esatto, li lasciamo al nostro canale YouTube, dove si possono trovare approfondimenti, news, rubriche e il format Ci siamo. Dopo una piccola battuta d'arresto, comunque stiamo lavorando a nuovi appuntamenti. Per quanto riguarda poi gli altri profili social, ricordiamo la nostra pagina Facebook ufficiale Pianeta Basket TV, la web TV del basket campano, il nostro gruppo Pianeta Basket l'originale, dove tastiamo il polso della nostra community, e dove ci piace anche un po' condividere i nostri pensieri, e il tuo blog Pianeta Basket News, dove tendiamo comunque ad informare ancora di più i nostri appassionati e i nostri amici. Per quanto riguarda poi Instagram, c'è il profilo ufficiale Pianeta Basket TV, e trovate anche lì grafiche e approfondimenti. Ottimamente, come sempre, curato da Andrea Esposito. Bene, allora siamo al termine di questa ennesima puntata con Chiacchiere da Basket. Noi tra 7 giorni saremo ancora qui a dibattere della pallacanestro nazionale e di Eurolega per quanto riguarda poi la parte professionistica del basket e di A2 e di Serie B per quanto riguarda la parte dilettantistica del basket, soprattutto con particolare attenzione alle squadre campane. Quindi appuntamento fra 7 giorni con Chiacchiere da Basket. Noi torniamo come sempre a farvi compagnia. Seguite Pianeta Basket TV, seguite le nostre iniziative. Un grazie anche alle 8 TV che ci promozionano sul digitale terrestre. Allora Andrea, un saluto, alla prossima, buon basket a tutti come sempre. Ciao! Ciao!